Le donne che lavorano devono avere gli stessi diritti e retribuzioni degli uomini. Noi di Confesercenti lo chiediamo da sempre e ogni giorno dell'anno, ai nostri associati e alle istituzioni dello Stato. Lavoriamo insieme perché l'articolo 37 della Costituzione italiana sia finalmente applicato. Otto donne gold. In occasione della Festa della Donna, Radio Gold torna a raccontare il talento delle donne della provincia di Alessandria, professioniste che con il loro lavoro si distinguono e che spesso svolgono anche mestieri declinati ancora troppo solo al maschile. È il caso dell'ospite di oggi. Lei è un'imprenditrice di Valenza, Erminia Casalinuovo. Io ho una carrozzeria dove facciamo, di default mettiamo a posto le macchine. E dove abbiamo anche la meccanica e il centro detailing, quindi ci occupiamo di tutto quello che è il car detailing dell'automotive, quindi nanotecnologie protettive, pulizie interni, protezioni esterne, eccetera. E io nello specifico mi occupo del car detailing, quindi eseguo lavori di pulizia interni, protezioni esterni e mi sto cimentando adesso anche nella verniciatura. Infatti sono reduce da un'entrata nel forno con il mio operaio. Erminia, ma com'è nata in te la passione per le auto? Nel senso, non è magari così comune però che una donna si appassioni ai motori, alle automobili? No, allora diciamo che la mia è stata anche un'esigenza più che una passione. La passione è venuta dopo. C'è stata un'esigenza familiare e ho rilevato una carrozzeria che era già avviata qua a Valenza, che ha chiuso, io ho riavviato, ho comprato. E quindi ho unito la passione al dovere. Ecco, mi sono cimentata in questa nuova avventura, sia per una questione familiare, quindi un istinto di difesa della famiglia, e sia anche per un incipit del migliorare me stessa. Quindi sicuramente è stato un reinventarmi, un cucirmi addosso un nuovo mestiere. Oramai sono quasi 3 anni che c'è carrozzeria Minerva e in questi 3 anni sono cresciuta molto, ho fatto esami, io ero la classica donna che di notte allattavo e mentre allattavo studiavo sui libri e poi anche sui corsi vari online. Poi c'è stata anche la pandemia, quindi tutto è stato più rallentato, più dura affrontare ogni giorno gli step di crescita personale. Però è stata poi una rivincita per me stessa, perché io sono molto femminista. Partiamo dal presupposto che ho anche una figlia femmina, quindi mi accorgo che è un mondo molto duro per le donne di oggi e per me non c'è lavoro che non possa fare una donna. Poi ovvio, se parliamo di stazza fisica è normale che un uomo ha una prestanza diversa di una donna, però non lontano da noi in Norvegia io ho un sacco di colleghe donne che verniciano, che fanno le meccaniche, che riparano le auto. Già nel nord Europa è una cosa molto più comune vedere carrozziere. Ecco, che poi anche lì si arrabbiano perché loro dicono: per me dire meccanico è la stessa cosa. Loro non amano avere la distinzione, no, della vocale finale. Anche secondo me quelle normali. Io non dico sono una carrozziera, io dico sono un carrozziere, cioè mi viene distinto anche dirlo così. Quindi credo che sia, non passerà ancora molto tempo che saremo magari più di una in Italia, non sono l'unica, ma saremo un po' di più. Ecco, sarà più comune forse. Me lo auguro. Hai trovato diffidenza all'inizio, magari con i primi clienti, quando si trovavano di fronte una donna? Magari che tipo di reazione hai avuto? Assolutamente sì, e c'è tuttora. All'inizio ci stavo male, nel senso che me la prendevo quasi fosse una cosa personale, no? Rivolta a me. Poi col tempo ho capito, ho maturato, ho somatizzato che è una cosa oggettiva. Cioè, proprio riferita alla donna. Non è che perché c'è Erminia in carrozzeria Minerva, allora è Erminia che non è capace. No, secondo molti uomini è proprio la donna incapace a fare questo mestiere. In parte, è proprio uno stereotipo, è una cosa ancestrale del nostro paese. Cioè, purtroppo il nostro bel paese è ricco di tantissime cose, però allo stesso tempo su questo è ancora molto indietro, c'è ancora molto sessismo. E quindi la diffidenza c'era 3 anni fa, ma c'è ancora adesso. C'è meno, e devo dire questo, ne sono contenta, perché alla fine ho 37 anni, c'è meno nei giovani. I giovani sono più aperti,
più, per loro è più normale anche parlare con me per una macchina. Su questo non voglio dire che le persone anziane siano brutte, cattive e antipatiche, no. Certo. Però se devo fare una statistica, ecco, su tre clienti che sono diffidenti, due sono over 50, ecco. Il trentenne e il quarantenne, anzi, è incuriosito da questa cosa, è più aperto, ecco. Quindi, dato che i giovani sono il futuro, sono propositiva, ecco, penso sia una cosa positiva. Tu che cosa consigli magari a una donna che decide di fare il tuo stesso mestiere? Quindi... Allora, io sicuramente la prima cosa che gli consiglio è di non aspettarsi nulla, di fare tutto quello che vuole fare per se stessa. Io all'inizio facevo tantissimo per gli altri, per un riscatto personale, per far vedere che sono capace di fare quello che fa un uomo. Poi mi sono levata questa idea dalla testa e ho detto tutto quello che faccio io lo faccio per me stessa, perché alla fine, alla sera, quando vado a dormire con me stessa. I premi, le lodi, i complimenti, gli incipit non ti portano da nessuna parte se non ti danno un essere orgogliosa personalmente, no? Quindi quello che consiglio io è crescere personalmente, ma per se stessi, senza dimostrare niente a nessuno. Tanto ci sarà sempre chi dice che non siamo capaci, ci sarà sempre chi dice che siamo qua perché abbiamo chissà cosa abbiamo fatto. Parliamoci chiaro, cioè purtroppo l'idea della donna è quella, senza girarci attorno. E soprattutto di avere tanta, tanta, tanta pazienza e munirsi di tanti, tanti, tanti spritz e birre, perché alla sera, dopo una giornata, parlare con degli uomini che pensano che tu non capisci niente di auto, una birra ci va sempre. Io do i consigli proprio quelli terra terra, Tatiana, non posso dare i consigli quelli che vedi in pubblicità, perché non è la realtà. Va Quindi benissimo. io dico Brindiamo. tanta pazienza e sicuramente tanta voglia di crescere per se stesse. E poi un'altra cosa che ti smuove è il fatto che hai una vita e hai un cervello che funziona bene. Quindi il dare delle soddisfazioni agli altri di non riuscire nelle cose è una cosa che io non sopporto. Quindi bisogna sempre fare il meglio per se stessi. E tanto parleranno sempre bene o male, ma qualcuno diceva l'importante è che se ne parli, quindi finché ne parlano, ben venga, che ne parlino come vogliono. Quindi sì, non mollare assolutamente. Erminia, grazie per essere stata con noi Grazie e buona festa a voi. della donna. Grazie a tutte le donne, le mamme, le nonne, a tutte le bambine.